23 settembre del 1968 fu un giorno triste per tutti i figli spirituali di Padre Pio, per i tanti pellegrini che erano qui, che il giorno prima avevano fatto festa, per i tanti che lo avevano salutato per l'ultima volta da quel luogo che è proprio di fronte alla cella, quando per l'ultima volta questa finestra si chiuse per sempre con il suo sguardo terreno, potremmo dire così. Già dalle 21 del giorno prima ci fu il cambio tra gli assistenti di Padre Pio, fra Mariano Palladino, dal cambio a Padre Pellegrino Funicelli, che ha composto quella che ogni anno ricordiamo come il transito, il beato transito del nostro caro amato San Pio. Più volte si sentiva chiamato, lui era nella cella numero 4, e si sentiva chiamato da Padre Pio più volte dal citofono, e Padre Pio con insistenza chiedeva l'orario. Poi a un certo punto, verso mezzanotte, gli chiede: figlio mio, resta con me, tienimi compagnia. E Padre Pellegrino restò qui, accanto a Padre Pio, accanto al suo letto. Gli chiedeva con insistenza l'orario. Poi gli chiese: voglio edita mes. Padre Pellegrino rispose: padre spirituale, è troppo presto adesso per dire messa. Allora stamattina la direi per me. Successivamente volle confessarsi, poi disse: figlio mio, se oggi il Signore mi chiama, chiedi perdono per me, a tutti i miei confratelli, di tutti quei fastidi che gli ho dato. E poi chiedi anche ai figli spirituali, ai miei figli spirituali, di pregare per me, di pregare per l'anima mia. Infine gli chiede di rinnovare la professione religiosa. Era verso l'una quando gli chiede: senti figlio mio, io qui a letto non sto bene, quindi voglio riposare sulla poltrona. Padre Pio sta male. Verso le due Padre Pellegrino bussa alla porta del guardiano e gli dice proprio questo: Padre Pio sta male. Il guardiano arriva qui nella sua cella e quello che vede lo racconta proprio lui. Mi precipitai, dice, nella stanza di Padre Pio, che era seduto sulla poltrona. Il padre aveva gli occhi chiusi, la testa leggermente chinata in avanti e respirava molto affannosamente. Le iniezioni, i rimedi soliti in cui gli attacchi simili lo avevano sempre sollevato, non hanno questa volta la virtù di calmare l'asma bronchiale. E poi il padre Paolo Cuvino, che gli amministra il sacramento dell'unzione degli infermi. Possiamo immaginare quello che accadeva in questo luogo con le diverse persone che erano all'interno della cella, altre qui nel corridoio che attendevano quel momento, tutti in preghiera, recitavano il rosario. Quel momento è arrivato, erano le 2:30 del 23 settembre del 1968. Padre Pio muore serenamente, con la corona del Santo Rosario tra le mani e con le parole: Gesù Maria, Gesù Maria, sulla sua bocca.